Cari amici, sono venuto qui invitato da Chiara Farigoli da voi e lo faccio con grande piacere perché ritengo che io debba dare la mia solidarietà e il mio sostegno a voi, ai precari, a coloro che hanno subito questa grave ingiustizia, cioè un provvedimento, il decreto Fornero, che discrimina una parte dei professori rispetto a tutti gli altri. Questo è un fatto che va contro la Costituzione, l'articolo 3 della Costituzione, ma andrebbe anche contro il codice penale, perché se un qualunque sindaco, se un sindaco dovesse trattare in maniera discriminatoria due cittadini, concedendo ad alcuni un diritto e ad altri disconoscendolo, egli dovrebbe rispondere di abuso in atto d'ufficio. Questo. E invece, siccome però manca il dolo in questo caso, ma c'è solo la colpa grave, ma i romani proponevano sullo stesso piano il dolo e la colpa grave, quindi questo errore fatto dalla Fornero dovrebbe essere corretto dai governi che sostituiscono, che seguono al governo Monti, che ha commesso questo gravissimo errore. Ebbene, io vorrei dire questo: la Chiara Farigoli ha già spiegato molto bene le cose come stanno. Io mi limito ad aggiungere questo fatto: io ho fatto il parlamentare, il senatore e il deputato, mai si è verificato che nel corso della discussione di una legge si presentano dei funzionari della ragioneria dello Stato per dire che non si può approvare una legge. Questa è una cosa assurda, è una cosa assurda. La ragioneria dello Stato certamente è stata mandata lì da qualcuno che voleva, che non ha avuto il coraggio di dire che questa legge non andava approvata. Non ha avuto questo coraggio perché sapeva che questa legge era ingiusta, illegittima, è una legge incostituzionale. E dov'è Napolitano che non fa niente? Ebbene, ha detto Renzi che non si poteva inserire nel decreto della Madia sulla pubblica amministrazione una materia diversa. Ma tutti i giorni loro stanno a fare le cose, i decreti in cui ci sono cose discordanti. Il decreto IMU Banca Italia, che riguardava l'imposta sulla prima casa e che riguardava il finanziamento, le regalie di 7 miliardi e mezzo alle banche, erano cose discordanti, perché solo con i docenti di quota 96 Renzi si ricorda di dire che è una cosa che non c'entra col decreto sulla pubblica amministrazione. Questo non è vero, questa è una cosa molto grave. Per quanto riguarda poi i 40 milioni che non c'erano, bene, questi 40 milioni sono stati trovati sia per la legge del giornalista sia per le missioni, sono stati trovati. E allora è una vergogna per come viene trattata la scuola, il quota 96 è la scuola nel nostro paese. La scuola è un diritto fondamentale non solo dei professori e degli studenti, ma di tutti i cittadini. Noi vogliamo una scuola che funzioni, nella quale siano rispettati i diritti fondamentali dell'uomo, il diritto a una retribuzione giusta e a una pensione giusta. E consentitemi anche di dire un'altra cosa: quando questo decreto è andato alla firma dopo la conversione del Presidente della Repubblica, il Presidente della Repubblica avrebbe dovuto, in base all'articolo 74 della Costituzione, rimandarlo alle Camere per la correzione, perché questo lo prevede la Costituzione. Questo va detto.
ripeto, non voglio fare polemiche, mi appello alla Costituzione, alla quale tutti dobbiamo obbedienza, come stabilisce l'articolo 54. Tutti i cittadini devono osservare la Costituzione, però dice l'articolo 54 al secondo comma che coloro che esercitano funzioni pubbliche, i parlamentari, i governanti, il Presidente della Repubblica, devono osservare la Costituzione con disciplina e onore. Questo è il e allora io credo che noi dobbiamo chiedere sommessamente al Presidente della Repubblica, che ogni giorno, quasi tutti i giorni, convoca Renzi per informarsi e per dare degli indirizzi sulla politica economica, istituzionale e anche sul rispetto della Costituzione, preghiamo il Presidente della Repubblica affinché chiami Renzi e gli dica di rispettare l'articolo 3 della Costituzione, che stabilisce il principio dell'eguaglianza di tutti i cittadini e dei funzionari di fronte alla legge, il principio di cui all'articolo 97 della imparzialità della pubblica amministrazione. Qualcuno ha detto che questo errore forse è stato fatto deliberatamente. Io ho il dubbio che sia stato fatto apposta. Questo non è un errore, è stato un fatto voluto per risparmiare dei soldi a scapito dei docenti di quota 96, e questo non lo possiamo tollerare, non lo possiamo tollerare. È da pensare che poi, una volta attuato un decreto correttivo, un emendamento correttivo presentato dal Presidente della Commissione Bilancio Boccia, se questa legge dovesse essere approvata, 4.000 docenti prenderebbero il posto di quelli che vanno in pensione. Quindi si tratta di dare la possibilità a 4.000 docenti di sostituire quelli che vanno in pensione. Non è possibile evitare, e purtroppo anche qui la magistratura purtroppo non è venuta incontro alle vostre esigenze. Io credo che la Corte Costituzionale potrebbe e ha il dovere di correggere, però qualcuno la deve investire. Allora vi dico questo: noi siamo uno dei pochi paesi in cui la Corte Costituzionale non può essere investita dai giudici, ma deve essere investita dai magistrati ordinari della Corte dei Conti, della Corte dei Conti o del Consiglio di Stato. Bene, noi dobbiamo approvare una legge che consente ai cittadini di rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale, come in casi come questo. Non è possibile che la Corte Costituzionale non venga investita dalla magistratura. Quindi io credo che anche questo sia da dire. Allora, quando una persona commette un errore, quando un giudice commette un errore, quando un legislatore commette un errore, come dice Voltaire, l'onore del giudice, l'onore del legislatore, l'onore dell'uomo è quello di correggere l'errore. E questo deve essere fatto. Ma la Chiara mi ha detto che assieme a voi ci sono anche dei precari, e io voglio esprimere la mia solidarietà e ammirazione anche ai precari, a voi precari che siete stati offesi dal ministro della pubblica istruzione Giannini, che avete l'altissimo merito di far funzionare la nostra scuola pubblica con i vostri sacrifici e la vostra generosa abnegazione, la vostra professionalità, nonostante stipendi miserrimi e indegni di un paese civile. Si dovrebbero vergognare gli uomini di governo e i governi di quelli passati e di quelli presenti. Voi meritate la riconoscenza del paese per la vostra dedizione quotidiana all'educazione dei giovani. Le persone si stimano
per ciò che danno, non per ciò che riescono a farsi dare attraverso le lobby e attraverso le protezioni che ci sono in Parlamento. Voi siete vittime, le vittime più vulnerabili delle gravi ingiustizie sociali che affliggono questo Paese. Si vergogna il governo e il ministro dell'istruzione per le gravi offese alla dignità dei precari, definendovi addirittura virus e batteri da distruggere. C'è una sola cosa da distruggere: questo governo arrogante che non fa il proprio dovere. Vado alla conclusione. Oggi il fatto che i docenti delle scuole medie ed elementari siano umiliati e offesi nelle loro dignità e che i quota 96 non vedano riconosciuti i loro diritti va a scapito dell'educazione dei giovani e delle qualità della futura classe dirigente, perché si crea un esercito di frustrati e qui ci sarà un professore, un medico che spiegherà. Si è dimenticato un pezzo importante: chi diversamente ama non hanno più nulla. Lo so, io sono madre. Ha ragione, ma io parlo anche di loro, parlo anche di loro. Il monopolio, i diversamente abili non sono tutelati come dovrebbero, ma di cose da dire sono tante ed io devo concludere per dare spazio agli altri. Il monopolio della ricchezza porta fatalmente al monopolio della cultura, sicché le scuole medie e universitarie sbarrate agli ottimi studenti, quando sono figli di poveri, si riempiono di mediocri e anche di pessimi, che diventano pessimi professionisti, pessimi magistrati e pessimi governanti, che pensano al loro vantaggio personale e non al bene comune. Viene così a mancare quel continuo ricambio attraverso cui si verifica senza posa il rinnovamento della classe politica, che non rimane una casta chiusa come oggi, ma deve essere l'espressione delle forze più giovani e mutevoli e più valorose della nostra società. Ed è in questo continuo mutare delle generazioni, anziché nel cristallizzarsi del potere politico in una minoranza inetta e ignorante, la ragione del declino della nostra democrazia, che ogni giorno vede calpestati i diritti all'eguaglianza sociale e anche i diritti dei disabili a essere tutelati come tutti gli altri. Viva la Costituzione Repubblicana, viva i quota 96, viva i precari, io sono accanto a loro. Colleghi, il postulato uno di noi, il postulato